Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, sia alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Inizia un nuovo anno liturgico, riprendiamo il cammino della Chiesa, siamo nell'anno B, cioè l'anno del Vangelo di Marco. Marco sarà il nostro maestro quest'anno, è il Vangelo più antico, è il primo, secondo gli studiosi, che viene composto, da cui gli altri due, Luca e Matteo, prendono spunto. E Marco, però, non cominciamo a leggerlo dall'inizio, ma dall'interno, diciamo, perché ci racconta la parola d'ordine, diciamo così, dell'avvento. Avvento è una parola che vuol dire venuta, è il tempo della venuta, cioè il tempo in cui riscopriamo come dimensione fondamentale della vita cristiana l'attesa, ma non solo l'attesa del Natale, certamente, ma l'attesa di Gesù che torna, e che torna davvero, non torna per finta, non facciamo finta che non sia già venuto, ma vogliamo davvero riscoprire che il Signore ritornerà alla fine dei tempi, non sappiamo quando sia questa fine, ma ritornerà a giudicare i vivi e i morti, come dice il Credo. E allora, ecco la parola d'ordine di questo tempo, ma non solo di questo mese, ma di tutta la vita cristiana, è quella riportata dal Vangelo di oggi, appunto di Marco. Dice Gesù: quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate, state svegli come i servi che attendono il padrone che torna, state svegli come la sentinella che veglia dalla sua torre, per vedere quanto manca alla fine della notte. Stare svegli significa avere il cuore pronto. Pronto a che cosa? Pronto a incontrare il Signore, pronto a scoprire le venute del Signore nella nostra vita. Non solo quando il Signore ritornerà alla fine dei tempi, non solo quando il Signore ritornerà a prenderci nell'ultimo giorno della vita, non solo quando il Signore tornerà il giorno di Natale, diciamo così, cioè quando rivivremo la sua venuta nella carne, ma essere svegli a cogliere le venute del Signore ogni giorno. Ogni giorno il Signore ci viene a visitare attraverso un fratello, una sorella, attraverso un povero, attraverso una parola, attraverso, se ci andiamo, l'Eucaristia, attraverso tanti segni con cui il Signore ci porge il suo volto, si avvicina a noi perché lo accogliamo. Stare svegli vuol dire scoprire e riscoprire questa presenza che ci accompagna. Dice Gesù nel Vangelo di Matteo, che abbiamo appena concluso: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù è sempre con noi. Sta a noi avere il cuore sveglio e attento per scoprirlo e ritrovarlo compagno di strada nelle nostre giornate.